mappa dell'ECDC, ieri abbiamo notato delle incongruenze abbastanza macroscopiche rispetto ai dati che abbiamo noi in Italia, con la Toscana e il Lazio che sono regioni rosse, mentre l'Italia è tutta bianca, tranne la Sicilia. Le chiedo da cosa nasce questa incongruenza? Ma semplicemente con criteri diversi di valutazione, dei dati, diciamo. No, quindi noi abbiamo delle regole molto precise che ci siamo dati in questo momento, che riguardano soprattutto l'occupazione dei posti letto sia in regime ordinario che di terapia intensiva. Quindi abbiamo una visione che è molto più finalizzata a questo. Ovviamente i CDC, diciamo, quindi quelli che sono gli organi di controllo dell'andamento dell'epidemia, guardano invece maggiormente i numeri e magari il tasso di positività tra tamponi fatti e soggetti positivi. No? Eccola, per cui questa è la mappa di cui stavamo parlando. Perfetto, allora questa è la mappa di cui stavamo parlando. L'altra domanda riguarda i dati di oggi. Ha visto che l'RT nazionale è sceso sotto l'1, è lo 0,97%, parliamo della cabina di regia che è ancora riunita, e intanto però continuano a salire i ricoveri per Sicilia e Sardegna. Ci fa un po' un identikit dei vostri ricoverati in terapia intensiva, di quelli che al momento stanno rischiando anche la vita? Questo è l'argomento più rilevante in assoluto, diciamo, no? In molte regioni italiane più del 90%, nel Lazio siamo al 92% dei soggetti ricoverati in terapia intensiva sono dei soggetti non vaccinati. E quindi questo, diciamo, è un messaggio che può essere letto sotto diversi aspetti. Il primo aspetto è che funziona molto bene il vaccino, cioè il vaccino effettivamente preclude il fatto che uno possa avere una malattia tanto grave da andare a finire in rianimazione, con delle piccole eccezioni che riguardano i soggetti fragilissimi che, nonostante il vaccino, purtroppo non hanno una risposta sufficientemente valida. Però il vaccino funziona molto bene. Dall'altra parte, le misure che devono essere prese, perché occupare il 92% dei posti che sono sì dedicati in qualche modo alle malattie infettive, ma che vengono tutti occupati da pazienti non vaccinati, evidentemente pone la domanda di dire che cosa che si può fare ulteriormente per salvare la vita a queste persone, perché voglio dire, l'interesse al di là dell'interesse sociale della comunità, l'interesse è questo di far sì che queste persone non arrivino più in terapia intensiva e non rischino la morte. Senta, qualcuno faceva notare, questa è la domanda del diavolo, che l'anno scorso di questi tempi c'erano circa 1000 nuovi contagiati, oggi siamo a 6700 e abbiamo 62 morti contro i, credo, 2 o 5 dell'anno scorso. Vogliamo spiegare anche questi numeri, può farlo? Sì, diciamo, ovviamente le epidemie hanno un loro andamento, noi abbiamo parlato sempre di onde epidemiche, no? L'onda inizia un determinato periodo e poi si sviluppa successivamente, quindi confrontare il mese sul mese ha sempre un poco significato, perché uno dovrebbe capire quello che è successo nei mesi precedenti, che cosa si è realizzato nei mesi precedenti e cosa non è stato fatto nell'anno successivo, ma a parità di mese. Quindi la valutazione è sempre complicata. I dati comunque stanno a indicare che sostanzialmente i vaccini funzionano nel contenere la malattia grave, hanno una buona efficacia ma non ottimale nel contenere la circolazione del virus, quindi l'infezione. Quindi noi diciamo che proteggono al 90% dalla malattia, proteggono al 60-70% dall'infezione. E questo vuol dire, tradotto in pochissime parole, che nonostante il vaccino dobbiamo continuare a mantenere le misure di contenimento. Quindi le mascherine, soprattutto quando siamo nell'assembramento con tante persone e luoghi chiusi, bisogna continuarla a mantenere. Lei tra l'altro si è espresso su questo anche per quanto riguarda la scuola, dicendo che togliere la mascherina a scuola, anche se tutti vaccinati, rappresenta in effetti un rischio. Vedevo Simone Baldelli che la seguiva.